Ciao a tutti, vi voglio fare vedere in questo video, spero che sia veloce, come fare un'incisione sul metallo. Io mi sono trovata una punta che usavo con la Cameo 2-3, però ho provato e ho visto che va bene anche nella 4 con l'adattatore, logicamente, però so che esistono o devono ancora uscire le punte appunto per la Cameo 4 per incidere. Io per ora vi faccio vedere con la mia come funziona. Prima di tutto io vi ricordo sempre che dovete tenere l'area trasparente nel vostro software per vedere dove andiamo poi a posizionare il nostro oggetto in cui andremo a incidere la parola. Io voglio fare un ciondolo per una mia amica. Inizialmente farò un quadrato, però lo voglio fare sul tondo, ma quello la posso tagliare una volta che ho fatto l'incisione. Per ora mi vado a prendere il disegno rettangolo e mi faccio un quadrato, diciamo dal 3 al 3, in questo modo. Quindi io quando mi andrò a tagliare il mio metallo farò un quadrato di 3x3 come questo. Vado a prendere lo strumento testo e vado a scrivere la parola. In questo caso io scriverò il nome della mia amica. Poi, prima di tutto, facciamo una cosa. Prima di scegliere il font, io cosa faccio? Vado su schizzo, metto un riempimento, diciamo questo qui, clicco e porto la spaziatura a 0. Questo non mi piace questo font, allora vado nella casella font qua e mi scelgo un font, mi scelgo questo che mi piace abbastanza, anzi mi piace, clicco e mi porto la mia scritta in mezzo. Ora cosa facciamo? Fatto questo, dobbiamo andare su invia. Io ho scelto questo, poi voi scegliete quello che vi pare, che vi piace di più. Andiamo su invia e io ho messo lamina stampabile per avere un riferimento, diciamo. Mi raccomando, per vedere qui dobbiamo sempre accendere la macchina, altrimenti non vedremo nessun strumento e nessuna attività. Una volta che abbiamo acceso la nostra stampante, andiamo a scegliere, scusate, schizzo dal menu a tendina. E dal menu a tendina per lo strumento andiamo a scegliere appunto pen. Una volta fatto questo, andiamo a selezionare, comunque portarlo, scusate, ritorniamo in disegno, tolgo il rettangolo che mi serviva per posizionare, perché altrimenti quando andiamo in invia non deve segnare niente. Ritorniamo in invia, abbiamo messo comunque qua già tutte le impostazioni, non dobbiamo fare altro che mettere schizzo, quindi selezioniamo la nostra scritta e selezioniamo schizzo in questo modo. Io come forza metto anche metto velocità 5 e forza metto 20. In questo caso si può salvare, facciamo salva. Vi faccio vedere e io questo qui la rinomino incisione, facciamo incisione.
ok, e do invio. Quindi io tutte le volte che andrò a fare un'incisione so che questi settaggi sono già a posto, non devo fare altro. Ma se io mi accorgo che non incide bene, magari ritorno sulla mia scritta e lo modifico. Per ora abbiamo fatto il primo passo. Ora vi faccio vedere come scrive e come mettere la lama. Quindi ci vediamo dall'altra postazione. Bene, ora siamo nell'altra visuale e vi faccio vedere qual è la mia punta. Vedete, questa è la mia punta, è quella che usavo per la Cameo 2 e 3, e questo è l'adattatore della Cameo 4. Io inserisco nell'adattatore, vedete, in questo modo, senza aggiungere null'altro, vedete dentro, metto nell'adattatore. E lo vado a inserire nella Cameo. La inserisco e la blocco. Vedete, non si muove assolutamente. Scusate, non si muove assolutamente. Ora prendo il mio quadrato di metallo, vedete, ho detto 3x3, l'ho fissato con del nastro carta in modo che non si muove e vado a inserirlo nella Cameo. In questo modo vi ricordo che dovete sempre mettere a pari la nostra riga qua e andiamo a inserire. Ora do invia dal software e vedrete che andrà a scrivere. Ha finito, vedete, ha fatto anche presto. Tolgo il tappeto e guardate la scritta. Vedete? Si vede. Ora qui c'è troppa luce, però vi garantisco che si vede benissimo. E il tutorial è finito. Per ora è tutto. Io spero di essere stata chiara. E saluto e ciao al prossimo video!